Salve a tutti, sono Mattia, per le amiche più intime Mattioschi, e sono qui quest'oggi per darvi finalmente il benvenuto a una nuova puntata del gameplay di Grim Fandango. E mentre ripongo la falce nell'inventario, previously on Grim Fandango, il nostro Manny Calavera si ritrova nella foresta pietrificata, disperso nella foresta pietrificata. E perché è lì? Beh, perché vuole raggiungere a tutti i costi Rubacava, che è uno degli snodi principali, una delle città più famose della Terra dei Morti, dove spera di ritrovare Mercedes Colomar, una cliente di cui si è segretamente innamorato, tra le altre cose, e che purtroppo è stata beffata dal sistema di corruzione che ormai imperversa a El Midollo, e quindi si è ritrovata costretta a vagare per la Terra dei Morti da sola, indifesa, circondata da mille pericoli. Manny vuole salvarla e quindi si è incamminato in questo duro viaggio grazie all'aiuto dell'Alleanza delle Anime Perdute di Salvador Limones. L'ultima volta ci siamo lasciati mentre smadonnavo per risolvere l'enigma del cartello ed eravamo riusciti ad aprire questo passaggio segreto, quindi direi di entrare nel passaggio segreto per l'appunto. E lì in fondo c'è un cartello con una chiave, e una delle regole auree delle avventure grafiche è che ogni oggetto che può essere raccolto va raccolto, perché sicuramente tornerà utile in qualche enigma successivo, quindi raccogliamo la chiave. Sembra una specie di cartello di avvertimento. Osso dopo osso, tutto ti strapperanno e un trono umano con te costruiranno. Il dentuto re poi si siederà su, ciò che un tempo era te, ma or non è più. Questa chiave schiude dell'inferno le porte. O saggio errabondo, non sfidare la sorte. Non posso lasciare qui una vecchia chiave. E invece forse era meglio lasciarla lì, ma a quanto pare Manny mi ha ascoltato mentre parlavo e quindi raccoglie tutto ciò che trova in giro. Bene. Infiliamola nel nostro inventario e rechiamoci da Glottis, il nostro demone preferito, che insomma un po' mi manca. Sarà sicuramente sul suo vagone d'ossa a lanciare urla che, se vi ricordate, interrompevano i miei tentativi disperati di spiegarvi il da farsi, e probabilmente lo faranno anche tra poco. Ma proverò, ci proverò, proviamoci assieme. Ed eccolo lì, infatti. Bene, non so se vi ricordate... Ecco, per l'appunto, non so se vi ricordate, ma nell'ultima puntata eravamo... Sì, eravamo riusciti ad ottenere delle sospensioni per il vagone d'ossa, perché infatti dobbiamo percorrere quella via rocciosa e impervia per riuscire finalmente ad abbandonare la foresta pietrificata. E allora... E allora saliamo a bordo del vagone d'ossa. No, non inventario, sali a bordo del vagone d'ossa. E si vede che sono un po' arrugginito, dai. Bene, adesso aspettiamo quel minutino o due prima che Manny riesca a salire su questa cavolo di automobile o quello che è. Prego, con calma, Oh, ce l'abbiamo fatta. Quindi imbocchiamo la strada tortuosa. E infatti, ecco le utili sospensioni. Bene. Sì, però, Glottis, per l'amor del cielo, siamo vicini all'uscita, ma purtroppo c'è questo cancello che ci sbarra la via e che getta dei cupi presagi sul nostro intento di scappare da questo luogo. Ma noi ce ne infischieremo e apriremo la porta. Manny! Cosa stai facendo? Sai che cosa c'è dall'altra parte del cancello? L'uscita dalla foresta. Demoni castori, Manny. Ti trasformeranno in una diga. Rilassati, Geppetto. Non sono fatto di legno. Manny, quelli non usano il legno. Ebbene sì, i temibili demoni castoro ci sbarrano il passaggio. Ma noi abbiamo un cervello più sviluppato del loro e quindi riusciremo a superarli in astuzia. Certo, in realtà non so se c'è ancora un cervello dentro quel teschio, ma mi piace pensarla così. Quindi raccogliamo 3 ossa. Sì. Ok. Primo osso. Secondo osso. Il terzo osso. Esattamente quanti sono i demoni castori che ci sbarrano la via?
E qua c'è un altro enigma che per l'epoca era un attimino... Beh, non innovativo, ma un po' difficile da decodificare, perché infatti non si basa sulla semplice combinazione tra oggetti, ma anche sul tempismo nell'esecuzione dell'azione, ecco. Beh, come potete intuire, dovremo gettare le ossa in questa pozza di petrolio, beh sì, sembra petrolio, per attirare i demoni castori, e poi, beh, adesso gli riserveremo una simpatica sorpresa. Lanciamo l'osso. Farcela. E poi, se vi ricordate, abbiamo un estintore nel nostro inventario e direi che è giunto il tempo di usarlo, ma con il giusto tempismo per l'appunto. Se magari il gioco evita di bloccarsi proprio in questo momento, e ce l'abbiamo fatta il primo andato. Ah, morite. Ovviamente dobbiamo farlo altre due volte, sì, un po' ripetitivo, ma che volete farci? Allora, dov'è il secondo osso? Delphi? Inventario. Estintore. Perfetto. Bene, ruggisci, dai, su. E anche tu non hai fatto una bella fine. Ma è inquietante la forma che assumono questi demoni castori. Dopo essere stati spenti, tra molte virgolette. È abbastanza inquietante. Ebbene, terminiamo l'ultimo demone castoro e poi finalmente potremo lasciare la foresta. Inventario, immediatamente. Ok, l'ho trovato, perfetto. Beh dai, ce l'abbiamo fatta senza particolari patemi d'animo. Pensavo che mi sarei incartato di più, ma invece ce l'abbiamo fatta. E a questo punto manca un'ultima cosa da fare, ovvero aprire questo cancello per permettere al vagone d'ossa di passare. E utilizzeremo proprio la chiave che abbiamo appena trovato, signore e signori. Voilà! Questo cancello è enorme. Mi serve Glottis per aprirlo. Non mi piace mettere sotto la gente, Manny. Non possono accorgersene. Sono morti. Anche tu sei morto. E non mi piacerebbe metterti sotto. Questo perché tu e io, Glottis, siamo amici. Oh, Manny. Salvarvi! Ehi, molla il clacson, stanno dormendo tutti. Ma io ho voglia di correre! Quando vedranno la mia auto saremo la favola della città, eh? Hai ragione, dobbiamo trovare un posto per nascondere questo baraccone ambulante. A proposito di nascondere, chissà se Mechi è già qui. Vado a vedere cosa posso trovare. Non è male questo posto, ha del potenziale. Ed eccoci finalmente a Rubacava. Beh, la città sembra abbastanza deserta, ma del resto siamo nel giorno dei morti, ricordiamolo, quando questi simpatici scheletrini vanno a trovare i loro parenti vivi. Quindi, io direi di addentrarci nella nebbia, vediamo se troviamo davvero Mercedes, magari è già arrivata, non lo so. Andiamo. Turisti. Stai attento a dove metti i piedi, straniero. Rubacava non è più quella bella città di mare che era una volta. Bene. Sembra che abbiamo un nuovo vascello in città. Scusami, vado a dare un'occhiata.
abbiamo appena fatto la conoscenza del capocantiere Velasco, uno dei miei personaggi preferiti, un po' perché quell'aria da vecchio lupo di mare che mi affascina sempre, e poi perché insomma è uno dei pochi personaggi più o meno gentili con Manny, più o meno, ecco, vedremo più avanti che è un po' scontroso anche lui. Ma prima di parlare con lui direi di recarci in questa tavola calda e insomma cercare informazioni. Dove caspita è Mercedes Colomar? Dove caspita si trova? No, devi salire i gradini. Ah, che bello questo sistema di controllo, che bello, che bello. Oh, non so se lo riconoscete, ma quello che sta spazzando il pavimento è una nostra vecchia conoscenza. Si tratta di Celso Flores, il nostro primo cliente, o meglio, il primo cliente che abbiamo avuto modo di vedere, di conoscere in questa avventura grafica. Se vi ricordate, era il tizio che avevamo rifilato un simpaticissimo bastone da passeggio utilissimo per superare la Terra dei Morti indenne. Beh, comunque ce l'ha fatta, è qui che lavora, quindi insomma, non siamo stati dei pessimi agenti di viaggio dopo tutto. Parliamoci un po'. Mr. Flores, sono pronto per portarla via. Manny Calavera, siete voi. Non eravate più alto? Cosa fate qui? Se davvero volete saperlo, si tratta di mia moglie. Mi è giunta voce che sia passata di qui non molto tempo fa e che stesse attraversando la Terra dei Morti a piedi. È risaputo che tutte le anime perdute passano da Rubacava. Così sono venuto qui ad aspettarla. Dovete amarla davvero, Celso. Sì, è vero. Naturalmente si è anche portata via tutti i miei soldi. Come sapete che vostra moglie non sia già arrivata e ripartita? Oh, Manny. Se fosse arrivata per prima, sicuramente mi avrebbe aspettato. Vi aiuterò a trovare vostra moglie. Che tipo è? Ah, ecco qui. L'ho presa al DDM e ne ho fatto delle copie da distribuire. Non la trovate notevole? Deve essere stata una bellezza con la pelle addosso. Non sembravamo fatti l'uno per l'altra. Bene. È meglio che vada a vedere cosa stanno facendo gli altri miei clienti. Se lo dite voi, Manny. E cerchiamo quindi di aiutare il povero Celso Flores a trovare la moglie. Il capocantiere Velasco, visto che è tutto il giorno ad osservare le navi che vanno e vengono dal porto, potrebbe averla vista e potrebbe soprattutto aver visto anche questa caspita di Mercedes Colomar che dobbiamo cercare. Beh, in realtà è quasi tutto di serie, con qualche piccola modifica qua e là. Cos'è che fa quel rumore? Turbo o linguette di plastica tra i raggi? Ecco qua, la foto della moglie di Celso, che bocconcino. Mostriamola al capocantiere. Hai visto questa donna? Oh, se è questa la donna che state cercando, accettate il mio consiglio. Scordatevela. Si è imbarcata qualche settimana fa su un bel cabinato a due posti. E non era sola. Come sai che si è imbarcata da qui? Non ci credo. So che è un brutto colpo, piccolo, ma devi accettarlo. Ecco, guarda il mio registro se vuoi vederlo nero su bianco. 6 settimane fa, era un martedì, un biglietto per 2 persone. Ho rotto lo champagne sulla prua io stesso. Scusate, non vorrei interrompere i vostri racconti di viaggio. Credimi, capisco quello che provi, figliolo. Anch'io ho perso una donna speciale. La salutai dal molo mentre usciva dal porto e non la vidi mai più. Come si chiamava? Il suo nome era SS La Mancia. Ma non fatemi parlare di lei. Sì, ecco, diciamo che Velasco ha uno strano rapporto con le navi che passano dal suo porto, ma lo adoro perché, insomma, a me piacciono questi personaggi vecchi, lupi di mare. Sarà perché adoro i pirati, probabilmente. Comunque andiamo a dare la triste notizia, a Celso, però, con un po' di delicatezza, mi raccomando, che, insomma, spezzare il cuore così a un uomo già morto potrebbe essere molto pericoloso.
Quindi diamo il registro degli arrivi e delle partenze al signor Celso. Celso, vostra moglie ha preso il largo 2 mesi fa con un altro uomo. È tutto qui dentro. Oh, Manny, esiste in natura una costante più certa dell'infedeltà delle donne. Dimenticatela, Celso. Voi avete dimenticato la vostra? Andrò a cercarla. Prendete pure il mio lavoro. Questo straccio, almeno, non vi abbandonerà mai. Anche questa bussola vi sarà utile. Scendere un attimo. C'è un cliente che sta chiedendo di te. Non mi piace fraternizzare con i clienti. Io credo che vorresti fraternizzare con questo. Sembra proprio il tuo tipo. Ebbene sì, come vedete adesso bisogna inserire il disco B perché abbiamo appena terminato il primo anno dell'avventura, che adesso posso rivelarvelo, è diviso in 4 anni. Manny ha fatto carriera, è diventato il capo di questa tavola calda che adesso è diventato un casino, ma scopriremo cosa è successo in quest'anno nella prossima puntata del gameplay di Grim Fandango, perché adesso è giunta l'ora di salutarvi con questa inquietante schermata che appunto mi invita ad inserire il disco B. Purtroppo Manny non può salutarvi con la sua falce perché appunto è lì che si sta fumando la sua sigaretta sul parapetto del balcone, si può dire, non lo so, ma a questo punto vi do l'appuntamento al prossimo episodio. Ciao!